Ciao Maria Pia, come Ciao Vincenzo! stai? Innanzitutto, Bene, bene, tu come stai? bene, bene, sono contento questa sera anche perché è una serata un po' particolare. Siamo in collegamento con i genitori dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di Este, in provincia di Padova. Quindi siamo distanti, però in qualche modo uniti dalla tecnologia questa sera. Speriamo bene. Certo, io sono felice di questo invito, sono orgogliosa di essere qui e felice di incontrare, anche se in modo meccanico, diciamo così, i genitori dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pascoli. Il nostro ringraziamento lo rivolgiamo ovviamente alla dirigente scolastica e anche alla referente bullismo della scuola che hanno già da stamattina, so che avete svolto un evento con i ragazzi. Una prima parte è stata fatta questa mattina e questa sera tocca agli adulti, tocca ai grandi, Esatto, perché tocca ai grandi. ognuno ha una parte di responsabilità e quindi ad ognuno il suo, a ciascuno il suo. Esatto, una piccola nota tecnica. Allora, volevo salutare innanzitutto la dottoressa Paola Morato che ha scritto che è la dirigente scolastica dell'istituto, la prof. Buonasera Tiziana. Preside, grazie del saluto, Buonasera. grazie, grazie Preside. Felici di essere qui con lei, con la scuola e con i genitori dei vostri ragazzi. Un saluto anche alla prof Tiziana Sosella, che è lei che ha messo in piedi tutto questo. Quindi grazie di cuore per averci invitato. Una piccola nota tecnica: ci sono stati inviati due link. Sono stati inviati a voi due link, uno di YouTube e uno di StreamYard. Quello di YouTube serve per vedere il filmato. Il link di StreamYard basta cliccarci sopra per poter interagire con noi per fare qualche domanda in diretta. Quindi, se volete fare delle domande in diretta con noi, basta cliccare su StreamYard. Se invece volete scrivere dei commenti, basta scrivere un commento su YouTube e noi poi dopo lo faremo vedere qui in live streaming con gli altri. Piccola nota tecnica. Ebbene, le note tecniche sono fondamentali visto che l'incontro che normalmente siamo abituati a svolgere in presenza a motivo del Covid, buonasera Deborah, buonasera a lei, e, a motivo del Covid dobbiamo svolgerlo in questa situazione, ma le tecnologie quando vengono utilizzate per costruire qualcosa riescono anche ad accorciare in maniera drastica le distanze fisiche. Esatto. E la serata sarà molto interessante e emozionati, ma mettiamo a disposizione le nostre competenze per poter aiutare questi genitori che sono connessi con noi a capire qualcosina in più, se casomai il nostro umile intervento può essere un aiuto, può essere diciamo così, un elemento aggiuntivo a quello che già uno sa, perché forse uno dei problemi che si prende un po' sotto gamba e mi permetto di rubarti qualche minuto prima Tranquilla, vai, vai, di tranquilla. aprire ufficialmente le nostre, diciamo così, reciproche espressioni di quello che abbiamo in animo e che abbiamo organizzato per la serata. Una delle cose che penso sia presa sotto gamba dal mondo degli adulti è quello, la nostra esperienza ci insegna quando facciamo un po' il punto della situazione, è lo sminuire delle conseguenze che alcuni atteggiamenti tra adolescenti, tra pari, nelle dinamiche di relazione possono produrre. E allora è importante focalizzare alcune responsabilità, alcune, diciamo, necessità di responsabilità per aiutare in maniera uniforme a creare un'entità della persona matura che poi va a beneficio dei nostri ragazzi. Ottimo. Allora, noi stamattina abbiamo fatto alcuni incontri, un incontro con tutte le classi praticamente della scuola e con me c'era il dottor Cristiano Castelnuovo che saluto. È Ah, Cristiano, sì. stato Cristiano, è stato molto interessante, ci sono state veramente tante domande. Dovevamo finire alle 12:30, ma veramente volevano rimanere lì a fare ulteriori domande, quindi
Questo fa tanto piacere anche perché stando così in videoconferenza e non essere lì cambia, perché con la videoconferenza ti vai a perdere quella parte dell'affetto, però devo dire che sono molto contento di come è andata stamattina. Per Mi fa chi non mi piacere. conoscesse, sono Vincenzo Vetero, ho 26 anni e sono presidente dell'associazione ACBS contro il bullismo scolastico. Sono dalla provincia di Milano, anche se ho genitori che vengono dal sud Italia. Mi occupo praticamente di bullismo da 6 anni, domani facciamo il compleanno dell'associazione, sono 6 anni in cui giro praticamente l'Italia in lungo e in largo e devo dire che con l'associazione, oltre ad avere la fortuna e il piacere, il dovere e l'onore di essere il presidente, mi occupo praticamente di andare a scovare e capire quali sono le app che i ragazzi usano oggi sul cellulare. E diciamo che ce ne sono tante, sono diverse, ogni settimana ne esce una nuova, però con voi questa sera vorrei farvi vedere le 5 app più usate dai ragazzi di oggi, anche perché si parla di bullismo, di cyberbullismo e di protezione in rete. E visto che il luogo principale del bullismo oggi non è soltanto l'istituto scolastico, come poteva essere per qualche tempo fa, oggi un luogo principale dove gli atti di bullismo avvengono è proprio internet. Quindi usare il social è bello se si usa bene. Però dobbiamo cercare di capire quali sono i rischi e i pericoli di tutto quello che ci sta dietro. Una domanda che mi sono sempre posto, specialmente quando si parla di utilizzo di device e di smartphone, ma l'utilizzo scorretto è dovuto soltanto dai ragazzi? Nel senso, è colpa loro se lo usano male oppure no? Oppure da chi i ragazzi prendono esempio? E questa è la domanda molto fondamentale. Ora vi farò vedere una slide, un'immagine che sono quasi certo che almeno una volta in tutta la nostra vita abbiamo visto una scena del genere. Si è a tavola, magari al ristorante, entrambi i genitori con il cellulare in mano, il bimbo in centro che guarda e rimane da solo. Contrariamente, tante volte succede che i genitori parlano e il ragazzo, al bambino, al figlio, gli viene dato in mano il tablet o il cellulare per distrarsi e non fare casino e quindi per permettere a entrambi i genitori di poter, come dire, proseguire meglio la serata, no? Sì. Quali sono i rischi di tutto questo? Che i bimbi sono delle spugne, prendono subito l'atteggiamento e ne fanno di loro, no? Quindi sono subito abituati, già da quando sono piccoli, a vedere il smartphone, il cellulare, il tablet come mezzo di prima necessità. E già ci sono dei bambini che già muovono già il ditino così, perché sono già abituati a vedere il genitore che lo fa, e quindi se il genitore lo fa, anche il figlio automaticamente lo fa, no? E quindi sono delle situazioni che andrebbero controllate. Mi dicono, ci sono delle app che mettono le modalità bambino, eccetera, eccetera. Però si tratta sempre di tecnologia, bisogna fare sempre quel minimo di attenzione. Ora arriviamo proprio al vivo della serata. Quali sono le applicazioni che i ragazzi utilizzano? Ora, non voglio spaventare nessuno, voglio soltanto dare qualche informazione proprio su quello che ci sta dietro. Sono sei. Ho messo una grande X su Facebook perché non è più l'app usata dai ragazzi, no? E io mi ricorderò sempre Marapia l'anno scorso, quando siamo proprio in questa data, eravamo a Telese Terme in provincia di Benevento, e Sì. quando un ragazzo ha alzato la mano e mi ha detto: Vincenzo, Facebook è da vecchi, non lo usiamo noi, no? Te Mi lo ricordo, ricordi? mi ricordo. Facebook è Sì. da vecchi, Facebook è da vecchi, noi non lo usiamo più, è inutile che ce lo dici, no? Però devo dire che Facebook ha comprato praticamente di tutto e quindi mi posso collegare con le altre app. Certo. Facciamo una carrellata di nomi: Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram e Omegle. Entriamo nello specifico, iniziamo proprio da Facebook, che è l'app che ha
il social network che ha comprato praticamente di tutto. C'è un'età minima di iscrizione. L'età minima di iscrizione per Facebook è 13 anni, no? Ha iniziato con 18, poi è abbassata a 16, poi è abbassata a 14, poi ha ribassato di nuovo a 13. Speriamo Ovviamente che non sia così. questa modifica dell'età anche in conseguenza di fatti che sono capitati che hanno spinto il garante a far modificare l'accesso alla piattaforma social, no? Esattamente, speriamo che la situazione non diventi questa perché altrimenti diventa abbastanza preoccupante. No? Ma perché hanno abbassato l'età? È proprio questo il dunque. Quali Sì. sono i punti di riferimento dei giovani di oggi, Maria Pia? Quali, chi sono? Chi sono i punti di riferimento? Sono i miti dei ragazzi, cioè sono attori, cantanti, sono calciatori, sono personaggi che in qualche modo fanno da trainer, no? Traino, trascinano i ragazzi all'imitazione. Esatto, si chiamano, prendono il nome di influencer, non è che l'influenza stagionale, però sono persone che hanno paradossalmente più o meno la mia età, 20, 25, 30 anni, che il loro scopo principale è quello di andare a sponsorizzare dei prodotti. Quindi una grossa azienda cosa fa? Piuttosto che fare la pubblicità su internet e in televisione, preferisce dare dei soldini a queste figure che il loro scopo principale è quello di condividere la foto. E quali Certo. potrebbero essere le persone che seguono e possono essere maggiormente influenzabili? Sono i ragazzi dai 13 anni in su. Hanno proprio fatto uno studio e quindi hanno scoperto che l'età più influenzabile è proprio questa. Però ritornando sul discorso del bullismo e del cyberbullismo, perché Facebook come Instagram e come tante altre app possono essere usate in modo anche pericoloso. Il primo problema, il primo pericolo sono i profili fake, no? Quando si parla di profili fake, tanti immaginano i profili falsi, quelli creati con nomi differenti. Però per il social network il profilo falso è anche quando un ragazzo si iscrive e modifica l'età, quindi va Certo. a dichiarare un'età differente di quella che è praticamente la sua. E purtroppo i ragazzi per utilizzare certe piattaforme falsificano proprio l'età minima, no? E quindi cosa succede? Creano automaticamente un profilo falso. Un secondo motivo per cui queste piattaforme possono essere pericolose sono le fake news, quindi ci si ferma soltanto al titolo senza andare al contenuto. E la cosa strana è che se un articolo viene scritto su un giornale e viene scritto su Facebook o su Instagram, la gente va a credere di più a quello che legge su Facebook e su Instagram e non sulla fonte ufficiale. Quindi, per esempio, il Fatto Quotidiano, che è il giornale ufficiale, il fake del Fatto Quotidiano è il Fatto Quotidaino. Quindi, per il nostro cervello, noi andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, ma in realtà è il fake, no? Tanti dicono, cosa c'entra col cyberbullismo tutto questo? Perché, collegandomi con i profili Spotted, su Facebook e su Instagram, quello che vi sto per dire si fa tanto su Instagram adesso e poco su Facebook, almeno ci sono poche pagine. Sono i profili spotted. 6 scuole su 10 hanno un profilo spotted e di solito i dirigenti non lo sanno perché sono dei profili che praticamente vengono creati così dal nulla da studenti a caso. Come funzionano i profili spotted? C'è un amministratore che è anonimo. I ragazzi gli mandano un messaggio e lui cosa fa? Il copia e incolla del messaggio e lo pubblicano praticamente in rete. A me è capitato che hanno creato questa pagina Spotted dell'istituto dove andavo io a scuola e praticamente un giorno non sapevo dell'esistenza di questa pagina, esco fuori dalla classe per andare in bagno e 6 ragazzi si presentano davanti a me con una bomboletta spray di profumo perché avevano letto su Facebook che puzzassino. Quindi avevano dato più retta a quello che c'era scritto su Facebook e non alla realtà dei fatti. E la cosa che fa più male in questi casi qua non è tanto leggere il proprio nome sul social, ma andare a leggere i commenti di persone che nemmeno conosci. E questo è un po' il brutto, perché alla fine ci sono persone che commentano e mettono like, e questo che fa tanto male a chi subisce del cyberbullismo. E sapere che ci sono delle persone che si sono fatte un'immagine sbagliata su di te ed è stata pubblicata tutta in rete, no? Quindi è questo quello che fa tanto male.
e purtroppo di questi profili, come ho detto prima, ce ne sono parecchi. Questa è l'applicazione che ci ha cambiato totalmente la vita. Ora, prima quando c'erano gli SMS, Maria Pia, no, che costavano 14 centesimi l'uno, Vero? Vero? quando mandavi un messaggio era proprio per estrema necessità, proprio doveva succedere il fatto più grave che tu mandavi l'SMS perché costava 14 centesimi. Poi c'era qualcuno che aveva l'offerta della Vodafone a Sì. 9 centesimi, si faceva, io pago solo 9 centesimi. Sì, vero, vero. Come andava, cioè com'era la situazione un tempo? Che le comunicazioni avvenivano maggiormente per fonti più ufficiali, quindi telefono fisso, la lettera di persona, quindi il gruppo di WhatsApp era il gruppo di persone che ti bussava a casa. Questo era il gruppo. Adesso con i gruppi di WhatsApp tutto è praticamente tutto, cioè, è tutto cambiato, no? Perché tu sei seduto a casa, mandi il messaggio, mandi sul gruppo, tutti leggono. In più c'è la conferma di lettura, quindi hai la certezza se quella persona ha letto. Oppure, come fanno le mamme, guardano l'ultimo accesso di WhatsApp del figlio per vedere a che ora è andato a dormire, no? Ed è per questo che la maggior parte dei giovani tolgono l'ultimo accesso, perché così le madri non sanno quando vanno a dormire, no? Ovvio, ovvio. A parte gli scherzi, qual è l'età minima di utilizzo di WhatsApp? Allora, Secondo te? Vai, qual è forse tu l'età lo sai. minima? Io Forse tu lo sai, vai. lo so, ma mi sembrerebbe di essere superba a dirlo, no? Allora, te lo lascio dire a te con grande serenità. Io lo so. Era 13, era Era 13. 13. Poi il 25 aprile del 2018, Sì, con il l'hanno... nuovo regolamento della Comunità Europea. Bravissima, l'hanno aumentata a 16 anni. Quindi se un ragazzo, se vostro figlio ha 12-13 anni e Diciamo anche 11, 12, 10, 11, qualche volta. adesso ce l'hanno anche a 7 anni all'elementare, 8 anni, hanno già cellulare con WhatsApp. Se Certo. vostro figlio ha un cellulare a WhatsApp e la SIM è intestato al papà o alla mamma, se succede qualcosa per WhatsApp, chi ha mandato il messaggio è l'intestatario della SIM, quindi chi Certo. ha praticamente con cui c'è cioè il numero con cui è collegato, no? Anche perché questa applicazione non ti chiede l'anno di nascita. Quando ti iscrivi, in sostanza, ti dice il numero di telefono e a un certo punto negli ultimi aggiornamenti hanno messo un flag. Dichiari di avere più di 16 anni, di solito la gente mette il flag e continuano. Anche perché in Italia non puoi avere una SIM intestata a te personalmente se non hai almeno 16 anni. Quindi anche per questo motivo hanno scelto di fare questa età minima di iscrizione. Qualcuno di noi avrà un parente oppure qualcuno di molto vicino che manda le immagini. Questa è una cosa molto simpatica, no? Ora, voglio vedere il lunedì mattina presto alle 6, chi si sveglia così sorridente, smagliante, no? E dice adesso che bello, mi alzo, vado al lavoro, no? Eppure con WhatsApp tutto sembra tutto bello, tutto felice, no? Perché questo è quello che dà questa piattaforma. Ti dà la possibilità di creare dei messaggi e dare dei sentimenti con le faccine. Quanti Sì. di voi si mettono a ridere effettivamente quando scrivono la risata su un messaggio di risposta? Voglio vedere quanti. Giusto, no? E quindi. Diciamo forse la risposta più è quando ci sono i cuoricini che battono, quelli forse stimolano delle reazioni più immediate Esatto. sul cuoricino, la faccina che ride, la faccina con le lacrimine, gli emoticon, no? Le emoji cosiddette. Esatto, però alla fine è questo, ci sono tanti ragazzi che stamattina me l'hanno anche confermato, che capita spesso che magari parlano, chattano, usiamo il termine giusto, chattano, tanto con una Chattano. persona su Instagram, su questa piattaforma, Sì. e quando questa persona la incontrano per i corridoi di scuola, fanno fatica a salutarla perché è molto più semplice comunicare tramite un messaggio, no? E quindi, come è più semplice comunicare cose belle, è più facile anche prendere in giro. Se Certo. creano un gruppo di WhatsApp, adesso parliamo proprio dei gruppi, rubo un secondo,
E il gruppo classe è Sì. formato da 20 ragazzi, il gruppo WhatsApp è formato da 19. Quella persona che non fa parte di quel gruppo di WhatsApp si sente esclusa dal gruppo. E quindi Certo. è una diversa forma di bullismo che esiste e purtroppo c'è perché mi è capitato tante volte che quel ragazzo non fa parte di quel gruppo e sta male perché dice come mai tutti gli altri sì e io no? Si sente proprio escluso. Perché può essere pericoloso ai propri gruppi, questo è adesso l'ho messa qui soltanto per goliardia, no? Però Certo, certo. ci sono veramente dei gruppi e tanti sono anche gestiti da genitori, specialmente quelli dei genitori, che sono molto cruenti, hanno dei messaggi molto forti, no? E quindi praticamente, per esempio, ognuno di noi ci avrà un WhatsApp così, no? Genitori classe, genitori della seconda squadra, classica, quindi sono tanti gruppi con magari con gli stessi genitori dentro. Però ci sono alcuni gruppi proprio, sono quelli che sono gestiti da genitori anche dagli stessi studenti che sono molto pesanti. Ci sono veramente dei messaggi, mi è capitato di leggerli magari contro anche i professori, contro i docenti. E lì a me una domanda sporge spontanea. Dobbiamo veramente puntare al 100% alla prevenzione del bullismo ai ragazzi o dobbiamo concentrarci anche sui genitori? Perché è giusto partire dal basso dei ragazzi, però se anche i genitori non capiscono che le cavolate che fanno loro poi vengono trasmesse anche ai figli, lì bisogna fare veramente un grande passo in avanti. E secondo me bisogna puntare tanto anche sulla famiglia perché ha un ruolo chiave proprio sul bullismo e sul cyberbullismo. Instagram, qua vado un pochino più veloce perché arriviamo quasi al termine come dire, del mio intervento. Instagram è un'app, qui ho messo proprio l'icona vecchia perché va a ricordare proprio il funzionamento pratico. Sì. Sì. Il simbolo è uguale a una Polaroid, una vecchia macchinetta fotografica che tu schiacci e viene stampata praticamente la fotografia in un formato quasi quadrato, no? Infatti lo scopo di Instagram è quello di pubblicare foto appena fatte. Infatti ti Sì. permette di avere la fotocamera interna all'applicazione e se io oggi sono qui a casa, no, facciamo finta che io oggi sono da te a casa tua, Sì. in provincia di Roma, Sì. e pubblico una foto insieme a te, la pubblico su Instagram. Sto avvertendo tutti i miei follower che praticamente non sono a casa. Quindi Esatto. calcolano lui dove abita, in provincia di Milano. Da Milano a Roma ci sono 6 ore di macchina o 3 ore di treno. Quindi hanno a meno o 6 o 12 ore per venire a casa mia e fare tutto quello che vogliono, perché sono stato io Certo. che ho messo dove sono. E addirittura i ragazzi fanno le storie, e le storie sono ancora più immediate, dove in sostanza dicono dove sono, con chi sono, e mettono persino la posizione. E se io sono un malintenzionato, non sto direttamente sul divano o sul letto di casa, basta che seguo un ragazzo o una ragazza su Instagram, vedo le sue storie e so con chi esce, dove va, con chi va, quali sono le sue abitudini e come si veste. Quindi non facciamo neanche tanta fatica, come si suol dire, no? Basta seguire un profilo e tu ti rendi conto di quello che fa, specialmente se pubblichi le storie proprio su quel preciso momento in cui tu sei lì. Se io sono al parco in centro Milano e pubblico la foto che sono in quel momento lì, chi mi vuole fare del male sa dove mi trova. E questo è un grande pericolo. Instagram ha messo in pericolo proprio questo. L'età minima di iscrizione è 13 anni perché Facebook ha comprato praticamente anche Facebook ha comprato anche Instagram. Sì. Per cosa viene utilizzato? Abbiamo detto prima, per condividere delle fotografie, degli scatti. Io li pubblico sempre con grande ritardo le fotografie proprio per questo motivo qua, perché c'è una paura pazzesca di queste cose qui. Questo sono io ad un incontro a San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli e questa è la mia gatta che si è messa in piedi su due zampe, no? Ed ecco. Bellissima, molto atletica. C'è il signore che gli fa anche l'applauso, hai visto, dalla Vedo, televisione. vedo, 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 vedo. Perché può essere,
perché può diventare pericoloso e Instagram ha un problema specialmente femminile e non maschile e qui veramente è una cosa che mi dispiace in modo molto, cioè a me dispiace proprio tanto, anche perché su Instagram c'è proprio la pratica del sexting, quindi ci sono Certo. delle fotografie che vengono pubblicate spesso da ragazzine con pose molto provocanti. Qual è la conseguenza di questo? Uno, i commenti. Due, il numero di like che schizza le stelle, perché noi maschietti mettiamo il like. Qual è il rischio di tutto questo? È che se il giorno dopo lei pubblica una foto e non riceve lo stesso numero di like che ha ricevuto il giorno prima, lei la cancella e ne fa un'altra ed è sempre più provocante. Io qua ci vedo due grandi rischi. Uno è che chi accetta di iscriversi ad Instagram accetta il fatto che altri siti possono prendere le tue fotografie senza che tu ne dia effettivamente il consenso, perché lo hai già dato prima. Quindi se voi scrivete il nome del nickname di vostro figlio o il vostro, perché tanti genitori hanno Instagram, su Google Immagini potete trovare le vostre foto pubblicate anche su altri siti e voi avete Certo. dato il consenso di farlo. Un secondo problema che io vedo è che io magari sono un po' all'antica, però facciamo finta che passano 20-30 anni, Maria Pia, no? Quindi ci saranno i figli di queste persone che Certo. utilizzeranno i social. Prima o poi capiterà una roba del genere. Se tu Certo. apri Instagram, anziché far vedere il diario dei ricordi, vedi su Instagram delle fotografie che hai pubblicato 20 anni prima, dici, guarda mamma cosa faceva quando era più giovane. E la figlia cosa può dire? Mamma, se tu facevi queste foto, perché io non posso farle? Certo. E poi c'è un problema proprio di dignità digitale, cioè le aziende oggi guardano la dignità digitale di ogni ragazzo, di ogni ragazza o di ogni adulto per vedere se ha un'immagine pulita proprio sul social. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si pubblica perché veramente è si rischia tanto, specialmente quando si tratta di internet. Qui Certo. vado veloce perché TikTok è un'applicazione veloce, 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 veloce. Per cosa viene utilizzato TikTok? È andato tanto di moda durante il lockdown, quindi nei Sì. mesi di febbraio, marzo, aprile, ed è un'applicazione che tendenzialmente scegli tu un tempo, dai tu un tempo al tuo filmato che vuoi pubblicare, puoi scegliere tra 15, 30, 45, 60 secondi. E a differenza di altre app dove tu, una volta che vedi l'immagine o vedi il video, vai a leggere subito i commenti, qua no. Qui vedi soltanto video e sono molto veloci, quindi sei tu che dai la velocità e questo gioca un brutto scherzo perché praticamente se tu lo usi non ti rendi conto del tempo che ci stai trascorrendo. Io l'ho provato una volta proprio per studiarla e ho passato 2 ore su TikTok senza nemmeno rendermi conto di quanto tempo ero collegato su. Perché può essere pericoloso? Perché è diventato una delle applicazioni principali dove stanno entrando di moda questi giochi, tra virgolette, pericolosi. Questo che vedete qui in alto a sinistra era uno di quelli che è andato di moda durante il lockdown. Quindi un ragazzo al centro saltava, credendo che anche i due compagni di classe saltavano con lui. E nel mentre lui salta, gli fanno lo sgambetto e lui cade. È nota anche la vicenda di quella povera ragazzina di 12 anni che un paio di settimane fa, per colpa di un video che ha visto su TikTok, ha scelto di fare anche lei questo gioco estremo e purtroppo non è qui tra noi. E quindi è questo quello che porta al social, specialmente se i ragazzi sono soli e non sono tanto seguiti. Un altro motivo per cui queste piattaforme sono pericolose, qui non do la colpa ai ragazzi, ma do la colpa ai genitori. Mi è capitato più volte di vedere dei video di bambini di 1 o 2 anni che fanno delle scenette, sono pubblicate su TikTok. Da informatico vi dico che i server di TikTok sono in Cina. Ora non ho niente con la Cina, potevano essere anche in America, però capite bene che se un server è al di fuori della comunità europea diventa più difficile andare a recuperare i dati qualora ci fossero dei problemi. È anche meno gestibile, no? Molto meno gestibile perché ci sono dei regolamenti differenti ed è veramente
deve essere veramente complicato, anche perché se uno cancella il video e rimane sempre traccia, qualcuno può averlo anche salvato in un secondo momento. E TikTok è pieno di bambini piccoli che fanno scenette. E a differenza di altre applicazioni, non sei tu che scegli il pubblico, nel senso tutti o amici, come succede con Facebook o su Instagram. Su TikTok tutto diventa di dominio pubblico e quindi diventa veramente molto pericoloso per questo motivo. Telegram è uguale all'applicazione che ho fatto vedere sopra, quella verde là in alto. È un'app di messaggistica istantanea. La differenza, è che qui non devi comunicare il numero di telefono. Perché ve la sto citando? Perché sta entrata di moda purtroppo con l'avvento di TikTok, perché c'è l'esistenza di Omegle. Omegle è un sito internet che è diverso da un'app. Il sito internet devi andare tu su Google Chrome, su Mozilla, scrivere www.omegle.com, quindi non c'è un'applicazione che installi sul cellulare. Come funziona? È diventata di moda perché su TikTok, alcuni influencer per andare a beccare dei loro follower utilizzano Omegle. Omegle è un sito, una piattaforma dove hai due scelte: o accendi la webcam oppure apri la chat. Cosa fanno i TikToker? Perché così si chiamano, quelli molto popolari. È entrato di moda quest'anno, era famoso già 3 o 4 anni fa, però purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, era passato di moda, ma con l'avvento di TikTok è ritornato di moda. Tu entri in questo sito, non ti registri perché non ti viene richiesto di avere un account, accendi la webcam e speri che tra tanti vai a beccare il tuo TikToker preferito. E qual è la pericolosità di questo? È che dei bambini che dai 9, 10, 11, 12 anni si vanno a trovare in una situazione con uomini che fanno gesti per adulti, specialmente se si va dopo un certo orario, ma ho provato anche al mattino e mi sono trovato in situazioni veramente imbarazzanti. Diciamo che il termine corrispettivo di quello che stai dicendo si chiama grooming. Brava, lo stavo per dire, esatto, Bene. grooming. Praticamente fanno del grooming anche perché le immagini sono molto. Letteralmente, per chi non è avvezzo all'inglese, significa pescare, adescare, quindi no? Prendere all'amo, pescare, grooming. Esattamente. E quindi se uno entra nella modalità video per andare a vedere il proprio trovare, cercare, sperare di trovare il proprio TikToker, sarà sicuramente capitato in una scena di questo tipo. Certo. È praticamente scontato perché 9 video su 10 hanno quello sfondo, quel contenuto. Se invece si entra sulla chat, loro ti dicono che tu puoi usare la chat per appunto chattare con sconosciuti e creare nuove amicizie. Però parliamoci chiaro: non sei registrato, nessuno sa l'età che hai, nessuno ti vede, nessuno sa dove abiti. Quindi, cosa fai? Ti crei una tua identità. E Certo. quindi questa è una chat che purtroppo ho avuto qualche anno fa. Il ragazzo in questione mi ha detto che aveva 19 anni, io ho detto che ne avevo 13, e mi chiede di fare una sex chat, e ho scritto che cos'è, e scambio di nostre foto hot. Io ho risposto ma sono piccola, e lui ha risposto vabbè, dai mica facciamo niente di male, c'è sempre una prima volta. Concludo dicendo che bisogna fare veramente molta attenzione, anche perché questa applicazione me l'hanno suggerita, me l'hanno fatta conoscere in una prima media lo scorso anno, prima del lockdown. E sapere che quando facciamo gli incontri genitori e ci sono presenti anche i loro figli, quindi gli studenti di quell'istituto, e quando parlo di Omegle, mi dicono: io la conosco. Io il dubbio lo metterei, cioè se lo conoscono, probabilmente ci sono anche entrati, no? Certo. Quindi facciamo veramente molta attenzione, specialmente a queste tre ultime app che vi ho appena detto, anche perché sono molto diffusi tra i giovani. E con la scusa che oramai oggi abbiamo un cellulare in tasca e con la scusa anche della didattica a distanza che ha permesso, comunque, cioè nel senso di avere questi mezzi informatici, ha facilitato praticamente tutto questo. Io per adesso vi ringrazio, poi se ci sono domande, poi.
alla fine rispondiamo. Io penso che il discorso che hai fatto in maniera molto precisa, chiaro, avrebbe bisogno di un approfondimento, ma non è questo il contesto, diciamo, di aprire in maniera più dettagliata. Buonasera, Edoardo. Ciao Edo. In maniera più approfondita per una questione di tempistica. Credo che il discorso che tu hai fatto avrebbe bisogno di ulteriori approfondimenti perché ci sono delle cose non dette che magari non è il contesto che un po' avrebbero bisogno di più approfondimento, specie laddove abbiamo parlato di chat. Io credo che se non ci sono domande da parte dei genitori adesso in questo momento, partirei direttamente con la seconda parte del nostro intervento questa sera, che prevede un po' l'esposizione di alcuni altri contenuti in aggiunta a questi importantissimi sulle applicazioni e il loro utilizzo che hai fatto tu. Prima di tutto mi vorrei presentare, perché non è scontato sapere chi è che sta parlando alle 21:11 dell'8 febbraio 2021. Io sono Maria Pia Cirolla, sono un insegnante, e la mia prima missione è quella di essere una docente. Ma una docente che ha una missione aggiunta, che è quella di essere presidente di un'associazione, la Asso Noi Diciamo No. Perché nasce questa associazione? Questa associazione nasce da due motivazioni di fondo. Il primo, una spinta da parte dei miei ragazzi, con i quali il cielo vuole io abbia un ottimo rapporto empatico, e questo è stato il motivo che tu lo sai bene, ma lo sto ripetendo per i genitori e le persone che ci stanno ascoltando, per questo spirito empatico mi hanno chiesto perché professoressa non fa qualcosa per noi ragazzi, per queste cose sulla rete, eccetera. Ma al di là di questo entusiasmo dei miei ragazzi che mi hanno suggerito di far nascere, sorgere una pagina social alla quale ora si è aggiunta il termine dell'associazione, è una esperienza molto dolorosa della mia vita, un'esperienza dolorosa che desidero condividere anche con voi, genitori presenti e con la dirigente e tutti gli altri docenti che dovessero eventualmente essere connessi, e cioè un'esperienza che mi ha stravolto a livello personale, femminile e anche come docente, dicevo prima, e cioè una amica di una mia alunna si è suicidata a soli 13 anni perché era vittima di bullismo. Evidente, questo episodio mi ha squarciato il cuore, l'anima, lo spirito, mi ha interrogata profondamente da adulta quale sono, su quelle che fossero le responsabilità degli adulti che giravano intorno a questa ragazzina, che probabilmente si è sentita sola, schiacciata dal peso delle violenze che stava subendo dal branco, branco nel senso gruppo di amici, non branco nel senso di violenza, perché quel tipo di reato va a convergere in un'altra tipologia di reato, non quella di bullismo. E allora mi sono interrogata e ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa, doveva essere fatto qualcosa, perché nel mio piccolo sarei potuta essere una porta alla quale bussare per poter dare aiuto, fornire aiuto a questi ragazzi in caso di necessità. Cosa facciamo qui questa sera? Il mio intervento vuole intanto non spaventare, ma vuole avvisare. Avvisare su tre cose fondamentali. La prima, per gli adulti che gravitano attorno al mondo vastissimo degli adolescenti, fondamentale è la coerenza di atteggiamento. Spesse volte i nostri ragazzi sono accompagnati da figure un po' fragili che in qualche modo, per diverse ragioni, non siamo qui a fare nessuna indagine né a sindacare quali possano essere le motivazioni, ahimè, assorbono delle situazioni che a livello psicologico vanno a pressare poi dopo l'ultimo anno di Covid, con tutte quelle che sono state le conseguenze economiche, sociali, personali, familiari, eccetera, non ne parliamo, è peggiorato ancora. Ma il primo aspetto è, dicevo, gli adulti che gravitano attorno, vivono attorno al mondo dei ragazzi, importante e, come dico nel titolo della prima slide che ti pregherei di proiettare, Vincenzo, è il valore del linguaggio.
noi dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione a quello che diciamo, perché i nostri ragazzi sono assorbono, sono spugne, prendono da noi il bene e il male che noi, anche inconsapevolmente, senza rendercene conto, trasmettiamo a chi ci sta davanti. Promuovere intanto queste slide, la prima, questa luce accesa, e che mi auguro, come speranza personale, di riuscire ad accendere qualche zona oscura. Qualche zona oscura che forse non abbiamo la presunzione di avere la ricetta della risoluzione dei problemi in tasca, nessuno ce l'ha. Nessuno di noi ha la sfera magica di poter risolvere con uno schiocco di dita tutti i problemi che riguardano all'universo mondo degli adolescenti, assolutamente no, neanche noi l'abbiamo. Però abbiamo avuto un po' di esperienza. E allora, andando avanti un pochettino del discorso, prima di, diciamo così, aprire la mia margherita che vorrei condividere con voi su alcuni petali dove voglio poggiare, desidero poggiare la riflessione, chiedo a Vincenzo, per favore, di proiettare un video. Questo video è stato realizzato da un alunno che la provvidenza, il destino, chiamiamolo ognuno nel nostro modo di intendere la realtà delle cose che viviamo, ha voluto che me ne ha parlato. Altrimenti credo che questo ragazzo a quest'ora qui non ci sarebbe. Questo video parla di una problematica attinente proprio perché mi sono soffermata sul valore del linguaggio. È stato vittima di aggressioni da parte di compagni di classe più volte sul suo modo di essere, sulla sua tipologia caratteriale, sulla sua diversità, sul fatto che era non troppo alto, sul fatto che aveva un fisico non prestante, che quindi insomma lo accusavano abbastanza pesantemente. Questo ragazzo era arrivato a un livello tale e ha praticato autolesionismo. Il filmato che ha realizzato, è stato lui a farlo, è indicativo, ve lo spiegherò dopo la visione. Ci saranno delle immagini un po' forti che io poi alla fine vi spiegherò perché. Quindi se per favore Vincenzo puoi proiettare il video di Matteo. Ok. Si sente l'audio? Mi sa di no. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you. She's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars, and we're beautiful.
Bene, possiamo. Ok. Eccolo. Allora, le motivazioni per cui ho fatto vedere questo video, che può suscitare anche magari un attimo, può sollevare un attimo la sensibilità di qualcuno, è molto semplice, perché questo ragazzo, in una delle foto che ha inserito nel filmato, uno dei bracci, delle braccia, diciamo così, sanguinanti, era il suo. E io l'ho trovato così un giorno, e mi si è presentato così. Allora sono dovuto intervenire. Chiaramente, poi c'è stato tutto un percorso di aiuto, sostegno, eccetera, per fasciare quelle ferite. Allora lui ha realizzato questo filmato, laddove voleva sottolineare che il dolore della parola provocata lo aveva spinto a praticare questa forma di autolesionismo, non avendo trovato nessun'altra via per poter arginare questo dolore opprimente che provava all'interno. Allora, quelli erano, diciamo, il video è stato fatto qualche anno fa in una delle prime giornate di sensibilizzazione a livello nazionale sul bullismo. Quindi è un po' datato, ma credo che sia importante, i sentimenti non passano di moda, perché certe dinamiche non è che erano valide nel 2014 e nel 2021 non sono valide. I sentimenti sono gli stessi, le emozioni sono gli stessi, anzi adesso sono ancora di più amplificate, a motivo anche di altre tipologie di fragilità che sono sorte nel frattempo. Quindi il primo aspetto sul quale volevo porre l'attenzione era proprio l'utilizzo del linguaggio non ostile. Cosa vuol dire? Intanto una grande campagna messa in atto dal MIUR, tra le tante iniziative dal Ministero, eccetera, delle politiche sociali. Insomma, si è mosso un mondo grazie a una legge che noi abbiamo, ed è quella che fa funzionare tutta la dinamica della prevenzione, che è la legge 71-2017, di cui la prima firmataria è una nostra amica cara, la senatrice Elena Ferrara. Questa legge determina alcuni cambiamenti importanti anche nel mondo della scuola, la dirigente lo sa bene, la referente, abbiamo questa figura nuova che è un po' il ponte e uno dei punti della legge, eccetera, eccetera. Ma torniamo sulla tematica dove io vorrei porre l'attenzione. Vincenzo, poi mandare per favore avanti. Quando un'abitudine diventa vizio, spesso noi non ci rendiamo conto che nell'utilizzo di una certa tipologia di linguaggio, che sembra un habitué, no? Un modo consueto di utilizzare dei termini che ci sembrano anche, diciamo, normali utilizzare, ma quei termini utilizzati in una maniera anche forse un po' superficiale danneggiano, perché davanti noi non sappiamo quelli che troviamo come uditori, cioè quelli che raccolgono le nostre espressioni, motivo per cui non è che uno deve stare a fare un atteggiamento eremitico, mistico e vivere in una sorta di monastero di clausura, non in questo senso ovviamente, ma avere la delicatezza e la sensibilità di comprendere che forse quello che noi diamo per scontato nell'universo mondo, io lo definisco così, dei ragazzi, che è un bellissimo, meraviglioso mondo, ci dà un'energia, una forza, sono pieni di idee, qualche volta trovano invece una fragilità di terreno e possono provocare delle onde devastanti. Quella dell'autolesionismo è una di queste vie. L'utilizzo della comunicazione è fondamentale nelle relazioni, è fondamentale nel dialogo tra adulti e adolescenti, molto, molto importante. Essere corretti, come comportarmi nella comunicazione ostile direttamente e nella rete, vuol dire che lo stesso linguaggio che io uso con te, che stai davanti a me, devo riproporlo nel social. Spesse volte, in maniera non scontata, noi non comprendiamo che quello che trasmettiamo, anche con dietro la tastiera che nasconde le nostre emozioni, la nostra espressività, in questo momento io sono davanti a una telecamera, chi mi vede vede che cerco di trasmettere un'emozione anche di sofferenza, che è stata questa di questo ragazzo, o l'esperienza del suicidio di questa ragazza. Ma chi vuole offendere, come nel caso dell'atto persecutorio del cyberbullismo o nel bullismo in maniera diretta o indiretta, queste cose penso che ormai le sappiamo già, sono superate, è inutile fermarsi sopra, ma la nostra riflessione voleva spingere sulla importanza del linguaggio coerente sempre, non coerente da una parte e dall'altra dissonante. Cioè, se io in una chat scrivo
mi sento un toro scatenato e uso un linguaggio che Dio solo lo sa dove vado a prendere queste parole sciorinate una dietro l'altra con una volgarità straordinaria. Non posso avere la pretesa poi che chi mi ascolta o chi mi osserva mentre magari io sto facendo questa cosa non mi imiti, mi imita e come? Quindi l'importanza dell'utilizzo di un linguaggio non ostile. Ed è possibile correggere un'inclinazione. No, no, non ce la faccio, fanno tutti così, tanto no, non è così. Uno può correggere un'inclinazione se lo desidera. Andiamo avanti, Vincenzo, per favore. Quanto tempo mi rimane? Guardando Vai, vai. bene per evitare. Ce n'ho No, ancora, ok, no, perché tu lo sai che poi io quando attacco finisco domattina alle 8, quindi ancora continuo a parlare. Abbiamo fatto diverse statistiche girando le scuole in lungo e in largo, non solo, ma anche tra genitori e docenti, e abbiamo fatto un po' di domande, ma non so se stasera saremo poi in tempo di poterlo applicare anche qui. Andrei all'altra slide. sì. Quali sono queste domande? Vertono su questi aspetti, contenuti del linguaggio. La parola, io dico una parola, dice, ma sta dicendo cose banali? No, non sono banali, perché quello che abbiamo potuto mettere in campo è che quello che noi diamo per scontato di semplice, semplice non è. Una delle cose più difficili nelle relazioni è il dialogo. E la parola, spesse volte, la fretta, il tempo, le esperienze personali, il lavoro, i ritmi accelerano tutta l'esasperazione, tutto deve essere fatto in una maniera senza respiro, senza riflettere. E allora, la parola detta sono le parole dette, sono una potente arma. Possono essere capaci di donare sollievo a un cuore trafitto o lo possono definitivamente disintegrare o lo possono definitivamente distruggere. Quindi la parola ha una potenza straordinaria. Qualche volta i ragazzi preferirebbero un pugno che non le parole dette per offesa, perché le parole, infatti un ragazzo mi disse una volta, in gergo romanesco, professore, meglio una coltellata che non una parola, perché sulla parola ci stai sopra. Ci lavora la psicologia, costruisci, immagini, ingrandisci e diventa una specie di mostro che alla fine ti schiaccia e non ti lascia più respirare. Quindi la parola è una potente arma. Noi siamo esseri umani, abbiamo il dono della parola, abbiamo il dono della ragione, dell'intelligenza. Quindi il dialogo è fondamentale, impostato sulla capacità di non offendere, di non discriminare. Di non insultare, di non denigrare, sempre, no? La solidarietà non sempre si ottiene quando però qualcuno viene ferito, gli succedono alcune tipologie di dinamiche. E spesse volte, quando succede qualcosa, abbiamo un atteggiamento giustizialista, andiamo sempre a causa, a caccia del colpevole, no? Abbiamo bisogno del colpevole per in qualche modo quasi quasi metterci a posto la coscienza. Ma la nostra responsabilità, quando è? Quando è anche la nostra responsabilità? Allora, il post di qualche anno fa, messo in atto dalla campagna dalla Fondazione Carolina, io non so se i genitori presenti sanno chi è Carolina, ed è la ragazza a cui è dedicata la legge 71, Carolina Picchio. Ora è nata una fondazione con il supporto del papà Paolo Picchio, che va in giro nelle scuole a testimoniare questa sgradevole e dolorosissima esperienza della sua vita che ha vissuto Carolina, a cui è dedicata la legge, ed era appunto posta coi guanti. Carolina è stata vittima di cyberbullismo. Credo che qualcuno di voi già saprà, forse non dico cose nuove. E allora è nata questa campagna di postare con i guanti, cioè di utilizzare un linguaggio morbido per evitare di ferire mortalmente come Carolina è stata ferita fino a spingersi al suicidio. Lanciandosi dal balcone di casa sua a soli 14 anni, perché è stata, diciamo, tratta in un inganno in rete abbastanza grave e sono stati fatti dei filmati, drogandola, ubriacandola, eccetera. Hanno girato dei filmati un po' hard mentre lei, sotto effetto di alcol e della sostanza narcotizzata che le era stata somministrata, filmavano scene di sesso su di lei. Questo filmato è finito in rete e chiaramente il giorno dopo, al risveglio da questa situazione,
si è resa conto che le parole che ha trovato sotto i commenti di questo filmato erano devastanti. E quindi le ultime parole, lasciate un messaggio anonimo sulla scrivania di casa prima di lanciarsi dalla finestra, dal balcone di casa, erano le parole fanno più male delle botte. Importanza delle parole. Alle volte sono devastanti, sono senza possibilità di soluzione. Andiamo avanti, Vincenzo? Certo. Per favore. Nelle tue mani è la mia piattaforma, quindi ti chiedo pietà se ti chiedo ogni tanto di Vincenzo, Non Vincenzo, tu sei preoccuparti. una salvezza per le slide. Ecco, questo penso che si conoscerà molto bene, il manifesto della comunicazione non ostile, messa in campo dal MIUR, dalle politiche sociali, eccetera. Se io uso un linguaggio superficiale, che cosa posso provocare? Se uso un linguaggio ponderato, qual è invece la conseguenza? Se scrivo, quando scrivo sui social, scrivo perché mi voglio sfogare, perché sono arrabbiato o perché arrabbiata, arrabbiato o perché cerco fondamentalmente di ferire l'altro. Quali sono le intenzioni per le quali io tiro fuori tutta quella serie di cattiverie come quelle che sono state scritte sotto il filmato di Carolina che stava lì impossibilitata di reagire? Visto che era drogata e narcotizzata, diffido, insomma, sfido chiunque a poter trovare una forza per poter reagire a quello che stava subendo. Allora, quello che faccio è una responsabilità. Quello su cui noi insistiamo, anche quando facciamo interventi nelle scuole per poter, aiutare a sensibilizzare i ragazzi, è che il commento che io condivido in una piattaforma, commentando una foto, mettendo una foto che vuole suscitare ilarità. Quando io posto quella foto, mi devo assumere le responsabilità, cioè aiutare all'utilizzo corretto dei device, quindi degli strumenti messi a disposizione, è fondamentale. Non la privazione, non la punizione, non l'esclusione, non l'emarginazione. Hai fatto questo? Basta, chiuso tutto col mondo, è finito, una vita chiusa. No, ti devo aiutare a capire come ci devi stare. Come quando uno va allo stadio, è la stessa cosa. Non è che va allo stadio e comincia a sparare botti da tutte le parti perché è libero di fare quello che vuole. Ci sono delle regole anche lì, o a insultare o a offendere. Così la vita, abituare i ragazzi alle regole, è fondamentale. Poche, chiare, semplici. Regole, i ragazzi hanno bisogno di questo e in parte qualche volta anche gli adulti, perché qualche volta diamo per scontato, io gestisco io, la mia vita è mia, però poi dopo le conseguenze devastanti che produco nell'altra persona non sono dell'altro, ma sono le mie. Quindi questa può essere una idea di suggerimento. Cosa fanno allora, Vincenzo? Andiamo avanti velocemente. Cosa fanno le associazioni? Noi stiamo qui stasera per fare che cosa? Per cercare, come abbiamo potuto ascoltare dalla storia di Vincenzo, vai Vincenzo, Oh. vai, vai ancora. Questo è il logo della tua associazione, vai avanti. Ancora, ancora. Ecco, Bello, quando. non lo sapevo. Quando una storia diventa una sofferenza, diventa dono. E che è quello che sta facendo Vincenzo, che è un testimone autorevole, che dal dolore si può uscire, che non è rimasto, oserei sottolineare, grazie al cielo, schiacciato dal peso del dolore a motivo degli anni di, diciamo, cyberbullismo che ha subito da alcune compagne della sua classe, non è rimasto vittima del branco, ma ha reagito. Quindi la sua storia di dolore è diventata dono. Da un racconto di vita nasce e si trasforma un pensiero. Ecco l'importanza che volevo sottolineare. Vai alla slide sotto, per favore. L'importanza della parola, del linguaggio. Ecco, Vincenzo è diventato un testimone autorevole di come le parole possono essere trasformate da dolorose a fruttuose, portare un seme, seminare un seme e portare un frutto. L'importanza del linguaggio.
Andiamo avanti, Vincenzo, per favore. ringrazio, ti ringrazio. Grazie a te di esserci sempre, di essere una presenza importante per i nostri ragazzi quando ti ascoltano nella tua testimonianza. La nostra associazione, come l'associazione di Vincenzo, cosa vuole fare? Vuole essere un sostegno, vuole essere un punto di riferimento a capire dinamiche importanti che forse sottovalutiamo. Così come, vai avanti per favore, Ok. arriviamo alla parte che riguarda i genitori presenti, così come la nostra associazione, vai avanti. Ecco, quello che facciamo è quello di andare in giro a sensibilizzare, organizziamo convegni, formazione per i docenti, lì in quella foto ci sono alcune nostre amiche carissime, la dottoressa Adriana Battaglia, che è una donna in gamba, 30 anni nella comunità europea, che lavora con progettualità importantissime, ha lanciato un progetto internazionale che si chiama il TRIPACS, che ci aiuta, ci sostiene, ci stima, la senatrice Ferrara, la nostra amica psicologa, insomma. Vincenzo stesso, facciamo questo, quello che stiamo facendo con voi, cioè aiutare a capire il valore della testimonianza, ma anche il valore del linguaggio, che noi ci teniamo moltissimo a sottolineare questa cosa, che sembra, ripeto, banale, ma banale non è. Per quanto riguarda i genitori, andiamo alla slide successiva. Ci sono delle associazioni a livello nazionale che in qualche modo sostengono questo sconvolgimento che è successo nel mondo adolescenziale, cioè di questo strautilizzo del strumento digitale. Quest'anno non fa testo perché grazie alla didattica a distanza siamo riusciti a mantenere in piedi un anno scolastico, questo lo dobbiamo dire con molta serenità, ovviamente con tutte le difficoltà che questo ha rappresentato. Ci sono delle associazioni tipo il MOIGE, ce ne sono altre di genitori, tipo genitori connessi o altre associazioni. Vai alla slide successiva, per favore. Come fanno questi genitori? Cercano di trovare in qualche modo attraverso la collaborazione di capire quando rimangono, diciamo così, schiacciati dal peso di situazioni che diventano incomprensibili. Allora mi permetto, andiamo veloci nelle slide perché voglio soffermarmi su due cose e vado verso la chiusura. Ancora di più, essere digitali ma consapevoli. Le famiglie, in questo caso genitori, devono conoscere qual è il linguaggio dei ragazzi. Lo devono conoscere perché i ragazzi sanno essere prismici, hanno più aspetti. A casa hanno un aspetto, a scuola hanno un aspetto, con gli amici hanno un aspetto, fuori dalla scuola ce n'è un altro, in rete ce n'è un altro. Che cosa cercano i nostri ragazzi in rete? Che cosa vanno a trovare? Perché vanno a immergersi nella rete con una fissazione costante di apparire continuamente, costantemente. Cosa cercano nella rete? Cercano tante cose. Cercano prima di tutto quello che io definisco la considerazione. Cercano cioè quello di avere un posto, il loro posto che stanno pian piano costruendo. E allora è importante che un genitore sappia che non si senta inadeguato o incapace di affrontare queste novità che comunque accompagnano la nostra vita. Non possiamo non fare i conti con la realtà che cambia, con la modalità della comunicazione che si trasforma. Prima, diceva Vincenzo, la telefonata, c'era il telefono sulla colonnina all'ingresso, i genitori che ti guardavano, che facevi il numero sulla tastiera quando non c'era quella col dito che girava. Adesso la tecnologia e il progresso, grazie al cielo, ha messo dinamiche nuove, modalità nuove, ma la nuova tipologia di relazione è questa. Quindi noi non dobbiamo essere né spaventati, ma neanche impreparati, perché tutti e due questi sentimenti possono portare non solo a un, diciamo, negativo
approccio con la realtà, ma anche un demonizzare. Noi non dobbiamo demonizzare i social, perché i social servono, aiutano. L'importante è come ci si sta su questi social, come bisogna starci, qual è l'atteggiamento. Quindi serve un'altra, seconda parola, oltre alle parole, l'utilizzo non ostile, non volgare, serve la responsabilità. Essere responsabili, comprendere, cioè che anche i genitori, anche gli educatori hanno la loro parte di responsabilità. A proposito di questo, scendiamo come slide. È importante richiamare la responsabilità educativa che grava sulla famiglia nel comportamento del figlio o della figlia a scuola, e specificatamente nei casi in cui il proprio figlio si renda responsabile di danni a persone, a cose, in conseguenza di comportamenti scorretti o violenti. Si deve far comprendere alle famiglie, alla famiglia, che anche in sede di un eventuale contenzioso giudiziario, le responsabilità connesse all'educazione dei figli non sono da ritenersi escluse quando il minore è affidato alla vigilanza del personale della scuola. Quindi la scuola ha la sua responsabilità, la famiglia anche. Ecco perché il patto educativo, il cosiddetto patto di corresponsabilità, non prevede deleghe, non prevede che è sempre colpa di un lato o l'altro, ma prevede una partecipazione sia al successo, ovviamente positivo, ma anche laddove dovesse presentarsi qualche volta qualche senso di responsabilità o mancanza. Andiamo avanti, per favore. Stiamo per finire. È importante richiamare la responsabilità educativa. Questa l'abbiamo letto. Vai avanti, per favore. Ok. Secondo la stessa logica di quello che dicevo prima, la legge 71 sul cyberbullismo prevede all'articolo 4 che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente, noi l'abbiamo, quindi non dico nulla di speciale, che ha il compito di coordinare, eccetera. Ancora, scendi alla slide dopo. Sempre la legge 71 richiama l'attenzione sull'obbligo per le istituzioni scolastiche, a quanto previsto dall'articolo 1,7 della legge numero 106. Va bene, queste sono cose, diciamo, giuridiche troppo tecniche, ma io voglio arrivare al punto. Promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di attività progettuali. Quindi uno dei punti cardini è quello su cui punta la legge, oltre ad avere questa modifica di figura del referente, è quello di rieducare, riabilitare, portare anche al positivo quello che per altri invece sarebbe solo meritevole di condanna. Vado verso la chiusura. Andiamo alla slide numero 25, Vincenzo, 26. Ventisei, prego. Ok, la rete io navigo perché? Quali dinamiche si innescano, quali le strategie nell'utilizzare i social senza cadere nella trappola del relativismo? Non ci sono segreti, non ci sono ricette particolari, bisogna capire, i genitori dovrebbero capire anche che questo desiderio di iperconnessione da parte dei ragazzi è il segno evidente che da qualche altra parte manca qualcosa. E allora diventa una sorta di terza gamba che accompagna la vita dei nostri ragazzi, e l'importante è cercare strategie che in qualche modo possano non risolvere magicamente il problema, ma misteriosamente aiutare a decentrare quello che sembra uno scopo fondamentale dell'esistenza. Ne racconto una per tutte. Un giorno ero entrata in classe e
in un istituto abbastanza focoso, nel senso che i ragazzi prendono fuoco facilmente su certe dinamiche che ci sono, ma sono divertenti perché nella loro ingenuità istintiva riescono anche a trasmettere un sentimento positivo nonostante la rabbia. Mi è entrato un ragazzo in classe furioso, penso che io ho detto adesso questo mi ammazza, perché mi sono messa lì, cercavo di capire, lui non riusciva a trasmettermi quella rabbia che aveva in quel momento, è entrato come una furia, ha sbattuto la sedia, la sedia, il banco da tutt'altra parte. Mi ha detto scusa, ma che ti è successo? È successo qualcosa perché non capivo, allora a un certo momento ho cominciato a ridere. E lui mi guardava e mi diceva: ma lei è matta? Dico: sì, certo, se non ero matto stavo qua. Certo che sono matta, tanto normale non sono, se no non stavo qua ad ascoltare a te che sei entrato che sembravi un pazzo del manicomio. Ah, ma professore, ma lei non lo sa che mi è successo? Ho finito in giga. Ho detto: guarda, io non ti rido in faccia, dico, perché ti rispetto troppo. Ho finito in giga, quindi la sua era, parliamo di quarto superiore. Non di terza media, seconda media, ma di quarto superiore, quindi era talmente carico perché aveva finito in giga perché doveva comunicare con la sua fidanzata. Ecco, la dipendenza dallo strumento è diventato, no? Come se non potesse uno fermarsi un attimo, fare una telefonata e dire: guarda, non c'ho più soldi, non c'ho più niente. Quindi ecco quali sono le dinamiche che poi scattano in questo senso. Allora, domani è una giornata importante, è il Cyber Internet Day, la giornata voluta fortemente dalla comunità europea. Anche quest'anno utilizza lo stesso titolo dell'anno scorso, Together a Better, eccetera, cioè insieme per un internet sicuro e migliore. Non c'è una ricetta per avere un internet sicuro e migliore, dipende dalla nostra autodisciplina nell'utilizzo degli strumenti, ma dipende anche come educatori, come genitori, aiutare a raffinare, in qualche modo anche a essere selettivi nelle piccole cose che possono aiutare a un modo più flessibile di entrare in comunicazione con gli altri. Non dobbiamo sottovalutare due cose: la parola, il linguaggio, il fatto che spesso la parola diventa un veicolo di esprimere un disagio, qualche volta di esprimere qualcosa che uno ha dentro, al di là se è aggressivo come quello che ha sbattuto la sedia, il banco dall'altra parte della classe, io mi ci sono fatta una risata, poi dopo si è calmato, insomma, vedete come poi le emotività, no, non gestite possono essere motivo di malinteso, si poteva creare una tragedia in un altro momento con poco equilibrio e con poca capacità di autocontrollo. Andiamo all'ultima slide, Vincenzo, per favore, prima di mandare l'ultimo filmato e io ho finito. Sono quasi 4 minuti, 3 minuti in ritardo, scusate, però ci tenevo a dire questa cosa. Questi sono i nostri contatti per chi volesse eventualmente, non è questa la serata, di aumentare tutte le riflessioni che volevo mettere in campo. È un piccolo momento di riflessione, spero utile. Questi sono i nostri contatti social. Se voi avete bisogno, siamo a disposizione, sia io che Vincenzo, nel nostro piccolo, siamo strumenti. E amare è la più alta forma di rispetto. Nella prevenzione è necessario vincere gli stereotipi del giustizialismo e della discriminazione alla diversità. Qualunque forma che spinga alla discriminazione anche tra adulti, può portare conseguenze devastanti, può portare ad abitudini devianti anche nella vita dei nostri ragazzi. Chiudo con questo filmato che parla del rispetto, che era l'ultimo punto, e in un certo senso ne abbiamo parlato, linguaggio, parola, rispetto, realizzata da una mia alunna. Per favore, Vincenzo, puoi mandarlo in onda e io ringrazio. Quello di Davide. No, ti ho mandato quello del rispetto. Alice. Alice. Sta Non lo nell'altra trovo. cartella, nell'altra cartella. Allora, scusate. No, no, se non lo trovi non ti preoccupare.
Possiamo mandare anche quest'altro se non lo trovi. Ok, Non lo trovo, mi dispiace. allora mandiamo questo che c'è qui. Ah Ok. no, trovato, trovato. Ok, perfetto, va bene. Chiediamo scusa per questo minuto di ritardo. La diretta. Vai. Sì, ho fatto partire, adesso lo sta caricando. Grazie, perfetto. Se ci sono cose, osservazioni, cose da dire, noi siamo a disposizione. Se carica. Se non carica, puoi mettere quello che è più semplice, così non facciamo aspettare troppo, no? Piccolo problema tecnico, ogni tanto succede. E va bene, è Capita quando normale. non deve succedere. No, va bene, ma tanto non è tardissimo. Abbiamo preso 4 minuti più del solito, ma insomma. È lì che gira. Manca Allora l'altro. niente, C'è un ma problema manda tecnico. l'altro, Vincenzo, manda l'altro, così chiudiamo. Non è... Non vanno i video, Maria Pia, mi dispiace, ma... Va bene, non fa niente, va bene, lo possiamo tranquillamente lasciare così. L'importante è che quello di Matteo è stato visto che era quello che ci tenevo più di tutti per far capire come la parola può provocare dei danni di questo tipo. Allora, se c'è qualche genitore che vuole intervenire con Sì. noi, basta che cliccano il link che è stato mandato per email, quello di streamyard.com, basta che attivano la webcam e il microfono. E noi siamo pronti a farle vedere in diretta. Ecco. Eccola. Buonasera. 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 Ciao Vincenzo. Ciao, Io mi dispiace. sono Paola Morato, sono la dirigente. Mi presento buonasera alla professoressa Cirolla. Buonasera, preside, E... grazie. C'è un eco, un ritorno della voce. Grazie preside per averci ospitati. Grazie preside per averci ospitati, per averci invitati. Felici di averla con noi. Vicino a me c'è la signora Sossella, che è genitore del nostro istituto, nonché presidente del consiglio, che è stato il Buonasera. nostro tramite per organizzare. Grazie, grazie di Grazie. cuore per quello che fate. Grazie. Grazie a voi. A presto. Grazie preside che è stata qui fino a quest'ora dopo una giornata di lavoro. Grazie a lei, grazie a tutti i genitori che si sono collegati con noi. Speriamo Ci di rincontrarci mancherete. ancora. Ringrazio anche, vabbè, per questa serata e per l'attività fatta con i ragazzi stamattina, ovviamente Vincenzo. Grazie. Grazie preside, se ci sono delle domande, non so se volete dirci qualcosa. L'ultima cosa che volevo dire è che questo aggancio con Vincenzo mi è arrivato da un nostro ex alunno. Io conosco molto bene. Io saluto tanto caramente. Bene. Ciao Edo, lo salutiamo, lo Ciao Edo. sentiamo Ciao in diretta. Grazie, ringraziamo anche Edo. Vediamo se ci sono altri commenti. Intanto ricordiamo i nostri contatti, questi sono quelli di Instagram Sì. e i nostri siti internet.
www.assonoidiciamono.it per quanto riguarda l'associazione di Maria Pia e www.cpsnoalbulismo per quanto riguarda la mia associazione. Bene, non abbiamo fatto troppo tardi, non ci siamo prolungati molto, non so, credo data l'ora, forse gli interventi, mi auguro che possano essere stati spunti di riflessione importanti. Se non ci sono Esatto. altre domande, io chiuderei con la sigla nostra solita e saluterei tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, mettiamo subito. Se non ci sono altre domande, grazie a voi per l'invito e Grazie a per tutti averci per avuto. l'invito e speriamo di poterci rivedere presto, Certo, anche di persona. noi lo speriamo. Grazie Vincenzo, grazie Ciao Maria preside. Pia. Ciao. Ciao Maria Pia, ci vediamo domani per il Safer Internet Day, allora. Domani per il Safe Domani Internet mattina. Day, la nostra giornata è molto impegnativa, molto intensa e molto emozionante. Grazie a voi che ci avete ascoltato a quest'ora. Grazie a voi. Ciao, buona serata a tutti. Grazie.